Per la Polonia in un minuto ci troviamo in uno studio televisivo che ci ospita, quello di N-Sport. Abbiamo l'onore oggi di fare una piccola intervista al professor Stefan Bielanski, che ha qualcosa di molto interessante da raccontarci, perché io l'ho conosciuto come corrispondente del famosissimo giornale, il più letto in Italia, il giornale Rosa, che è appunto la Gazzetta dello Sport, ma lui oggi ci racconterà di un'altra sua attività che è parecchio più nobile. Io sono docente universitario, professore dell'Università di Pedagogia di Cracovia, dove dirigo il Centro Internazionale di Ricerca Mediterraneo. E in quanto tale abbiamo ovviamente rapporti con diverse università italiane, specialmente con l'Università di Siena, anche se recentemente abbiamo fatto un convegno con i colleghi dell'Università di Catanzaro. E poi c'è anche l'Università di Milano, quindi praticamente c'è tutta l'Italia, dal nord al sud, dal sud al nord, e non solo ovviamente l'Italia, perché il centro poi si concentrerà anche su altre aree, tipo Spagna, tipo Portogallo, tutto il Mediterraneo, ma per i miei interessi anche di carattere scientifico, pure sportivo, pure politico, sempre l'Italia al primo piano. Qualche informazione di più su questa fondazione? C'è un sito dove i nostri lettori italiani possono trovare? Questo è proprio il centro che fa parte dell'Università di Pedagogia di Cracovia, che è la seconda università dopo quella Jagellonica, che peraltro mi sono laureato sempre all'Università Jagellonica, ho fatto anche tutta la carriera lì, ma adesso da due anni sono all'Università di Pedagogia, e lì ce l'abbiamo il sito, che è praticamente quello mediterraneum.up.cracov.pl, e quindi anche con Google si può arrivare. Il sito è in polacco e in inglese. Poi pubblicheremo anche la rivista online in lingue straniere, quindi saranno anche pubblicati articoli in lingua italiana. Ci troviamo appunto oggi all'inizio di novembre. Quali iniziative potremmo aiutare segnalandole ai nostri lettori italiani, ma non solo, anche ai polacchi, miłośniki, włoską cultura? Cosa ci prepara il programma? Prima di tutto, il nostro programma prevede l'inizio del modulo di Cracovia, dei studi post laurea in studi europei, coordinati dall'Università di Siena, quindi arriveranno 6 studenti, mi ricordo bene 4 o 5 sono italiani. Questo è il programma internazionale tenuto in inglese e in italiano, con la sede a Cracovia, però anche con la sosta a Varsavia, quindi sono sicuro che i nostri ragazzi verranno a gennaio o febbraio a visitare anche Gazzetta Italia. Quindi noi siamo molto ben lieti di allacciare questa inaspettata collaborazione con lo sfondo sportivo della partita Juve-Inter, che proprio sta per iniziare. È stato un piacere scambiare due parole con una persona di profonda cultura, il professor Bielanski. Speriamo di averlo nuovamente ospite delle nostre telecamere. Con piacere. Enrico Buscema, Gazzetta Italia. Grazie.